Nome: Domenico. Paolo. Cognome: La Forgia. Vetrugno. Età: 60 anni. 58 anni. Da dove viene? Da Bari. E da Lecce. Professione: ingegnere meccanico. Docente. Da 1 a 10 quanto le piace il suo lavoro? Quello di ingegnere meccanico 10, quello di direttore 3. 8 e mezzo. È un film di Fellini, quindi mi sta bene. Percorso di studi: ho studiato a Bari, all'Università di Bari, a suo tempo non si chiamava ancora Politecnico, e ho fatto ingegneria meccanica lì. Venivo dallo scientifico e ho continuato gli studi negli Stati Uniti presso la Princeton University. Laurea in lettere classiche, tesi in storia tecnica del restauro, un anno di specializzazione in archeologia classica, dottorato di ricerca, docenze a contratto con l'università, pubblicazioni. Se dico ricerca, cosa le viene in mente? I laboratori, i miei allievi, la possibilità di fare sperimentazioni avanzate nell'ambito del mio settore, che è quello dei motori, delle applicazioni motoristiche in generale, sia per le vetture sia per gli aerei. Assaporare la bellezza della scoperta. Se dico innovazione, cosa le viene in mente? Tutte le attività che facciamo di supporto al sistema imprenditoriale per farli crescere con il contributo della ricerca universitaria. Coniugare l'antico con il nuovo. Di cosa ha bisogno la ricerca? Di gente che ci creda, che non sia soltanto i ricercatori, perché loro ci credono, di un paese che sostenga le esigenze della ricerca, di un paese che guardi lontano e si renda conto che oggi non competiamo più nel mondo con i colletti blu, ma con i colletti bianchi, con le persone intelligenti, con le persone che hanno l'high tech e l'innovazione. Di tanta voglia di essere soddisfatti del proprio lavoro e soprattutto di considerare la ricerca uno strumento per le generazioni future, mai per se stessi soltanto. Un messaggio per i giovani: fare le cose credendoci, sognando, cercando di realizzare i propri sogni, ma con estrema serietà e impegno. Credere prima in se stessi, poi sperare negli altri e considerare che il mondo è più vasto di quello che uno possa credere. Per lei che colore ha la ricerca? La ricerca non ha colore. Secondo me la ricerca è orizzontale nella società, e la ricerca è il modo in cui l'umanità si trova dove in questo momento è, grazie allo sforzo, al sacrificio di tanti ricercatori come noi che hanno dato la vita per questa ricerca e quindi per il benessere di cui tutti quanti godiamo ora. Arcobaleno. Colonna sonora della ricerca: Beethoven. La sesta. La quinta di Beethoven. Faccia a gara con il suo collega, chi risponde prima vince. 1000 più 384 meno 226. Sono 1158. I numeri non sono il mio forte. Convinca il mondo che è bello fare ricerca. Il sogno è l'elemento fondamentale, la ricerca è sogno, quindi inseguire la ricerca vuol dire inseguire i sogni. Sognare è il momento in cui l'uomo si esalta nell'immaginario, nella ricerca di qualcosa che non c'è, ma può diventarlo grazie al suo impegno. Perché dà la felicità? Al mio 3 ci faccia una risata. 1, 2, 3. Molto bella l'idea di fare una risata, certo. Un saluto a tutti i ricercatori. È un saluto che può essere soltanto di speranza. Speranza che nel nostro paese si capisca quello che loro stanno facendo, che è importante per tutti, è importante per ciascuno di noi, e che quindi questo ricada in loro in termini di immagine e di orgoglio dell'appartenenza ad una categoria importante per il mondo. Ci vediamo tutti quanti in un mondo sostenibile.